13 ottobre 1943 il generale Badoglio dichiarò guerra alla Germania e al Giappone. Da quel momento i soldati italiani schierati col governo Badoglio divennero cobelligeranti. Cobelligeranti è un'espressione che significa un rapporto di fatto tra due o più stati che, anche se non hanno concluso un patto di alleanza tra loro, oppure addirittura restando nemici dal punto di vista formale, tuttavia combattono assieme contro uno stesso avversario. Questa qualifica di co-belligeranti venne usata come preambolo al trattato di pace che fu firmato a Parigi nel 1947, però non valse ad attenuare in maniera significativa le pesanti condizioni imposte al nostro paese dalle potenze vincitrici. Questa qualifica giuridica, insieme al contributo della resistenza partigiana, evitò comunque all'Italia di essere giudicata sul piano morale colpevole senza appello. In un mese, dall'8 settembre al 13 ottobre 1943, cambiò tutto. L'Italia non era più quella del fascismo, ma non sapeva ancora cos'era o che cosa poteva diventare. La situazione era precipitata dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia, avvenuti il 9 luglio del 1943, che provocarono il voto contrario a Mussolini del Gran Consiglio del Fascismo e la sua deposizione il 25 luglio, appena 16 giorni dopo. Bisogna risalire a quegli sbarchi per comprendere bene che cosa accadde, soprattutto per analizzare i filmati di questa puntata. Il 9 luglio reparti americani al comando del generale Patton presero terra fra Gela e Licata, superando agevolmente le difese italiane e tedesche, procedendo poi verso Trapani e Palermo. Questa città verrà occupata il 22 luglio. L'ottava armata britannica di Montgomery sbarcò sul litorale tra Capo Pastore e Siracusa, dirigendosi verso Messina, incontrando una notevole resistenza a Catania. Il primo filmato è un documentario inglese che presenta l'avanzata in Sicilia delle truppe britanniche. Al contrario dei filmati di combat film, questo è frutto di un montaggio e di una regia tesa alla propaganda bellica. Gli inglesi avanzarono verso il paese di Avola prima di conquistare Catania l'8 agosto, sempre mantenendosi in stretto contatto con le truppe americane. Il commento originale delle immagini di questo documentario riferisce con evidente compiacimento il successo dell'azione alleata. Le altre immagini mostrano la resa a Siracusa e Messina dei soldati italiani e tedeschi, ormai incapaci di frenare l'azione degli alleati. Stavano maturando in quel momento le condizioni che avrebbero portato alla scelta del re di voltare le spalle a Mussolini e al fascismo e al passaggio quindi dell'Italia al ruolo di paese co-belligerante. East coast of Sicily, part of the great Allied fleet bringing the British 8th Army on its invasion mission, undergoes a stiff enemy air attack. No similar pictures of attack on American landing forces have yet been released. The 8th Army streams inland, heading for initial objectives at Rossellini and Avola. In the Allied invasion plan, Americans take the left flank, Canadians the center, and British the right. The British enter Rossellini hung with flags of surrender. An Italian officer gives up. Pitchers of native wine to quench the Tommy's thirst. The welcoming populace is in a holiday mood. The advance continues northward. Avola, a small coastal port, is occupied and the British flag goes up. Eighth Army soldiers share their chocolate with women and children, a rare treat for the badly fed Sicilians. American airborne troops, faces smeared black, come into Avola after tough fighting beyond the lines. Captured German food stores are handed out by the British. Here is Monte, General Sir Bernard Montgomery, the 8th Army's great commanding officer. Monte
Monty himself directs the occupation of Syracuse, the most important Sicilian city taken in the first phases of the campaign. Now the first big batches of prisoners are rounded up. Push forward past the wreckage of Axis equipment. This tank is a Renault, made in France. On the way to Catania, the British sweep through the streets of Francofonte, once again hailed by jubilant crowds. Citizen didn't wait to finish shaving. Montgomery's men drive on and on through the picturesque Sicilian countryside, halted for a while at the Mount Etna line before Catania, where German-Italian resistance was strongest. They have now broken through, and with the Americans and Canadians are hammering at the last defenses of Messina. With lightning speed, the Allies have overrun almost all Sicily, taking 100,000 prisoners. Some of them, mostly Italian, are loaded onto barges for Africa. Arriving in England are more prisoners. Germans, many of them members of the vaunted Hermann Göring Division. The battle for Sicily, and after that the battle for Europe, will go on without them. Gli effetti dell'avanzata alleata furono travolgenti, anche se la guerra durerà ancora a lungo, ancora un anno e mezzo. E portarono alla richiesta d'armistizio l'8 settembre. Gli organismi militari si dissolsero, determinando uno dei più clamorosi crolli della storia di ogni tempo. L'intero apparato bellico era stato sconvolto. Subito dopo l'armistizio, i tedeschi fecero prigionieri 700.000 italiani. Molti altri soldati italiani, che a Cefalonia rifiutarono di ubbidire ai capi militari hitleriani, caddero vittime di una punitiva fucilazione dopo una sanguinosa battaglia. Esercito, aviazione e marina si riorganizzarono lentamente. Nel prossimo filmato vedremo navi italiane a Malta. Malta, importante base britannica, era la conclusione di una breve e intensa odissea della nostra flotta. Alla vigilia dell'8 settembre, infatti, il grosso della marina era concentrato alla Spezia. Un reparto distaccato si trovava a Taranto, altre unità minori operavano fuori del Mediterraneo. Gli inglesi chiesero ai comandi italiani di far convergere i sommergibili e le navi più importanti a Malta, ma i comandanti italiani proposero invece agli anglo-americani di far giungere la flotta in Sardegna, dove presumevano si sarebbero trasferiti la famiglia reale e il governo. Se non che quando le navi dalla Spezia si stavano già dirigendo alla volta dell'arcipelago della Maddalena, ci fu un improvviso contrordine: andare a Bona, in Algeria, perché il porto della Maddalena era stato nel frattempo occupato dai tedeschi. Sotto le bombe degli aerei tedeschi, che tra l'altro affondarono la nave ammiraglia Roma, la flotta si accingeva quindi a navigare verso l'Algeria. Giunse un altro contrordine, questa volta nuovamente dagli inglesi, che indicavano Malta come meta definitiva. La mattina del giorno 11 settembre le navi italiane arrivarono nell'isola. L'Eugenio e le altre della formazione che proveniva dalla Spezia trovarono già ancorate la Duilio, la Doria, la Cadorna, la Pompeo Magno, la D'Arecco. Queste navi si affiancarono alle inglesi Valiant, Nelson e King George e ad altri incrociatori. I capi militari alleati e italiani si incontrarono e si accordarono. In quell'occasione agli italiani fu comunicato che non dovevano ammainare la bandiera e consegnare le loro navi. Però la nostra marina ebbe compiti ridotti.
l'utilizzo immediato delle piccole unità, le masse, i dragamine, le navi ausiliarie, un impiego per missioni di scorta di torpediniere e di caccia torpediniere e infine il mantenimento in servizio di 4 incrociatori. Invece le restanti navi da guerra e sommergibili furono messi provvisoriamente in riserva. La Marina era riuscita a trasferire buona parte dei suoi mezzi a Malta, secondo gli accordi raggiunti con l'armistizio, diversa era la situazione dell'aeronautica, in profonda crisi interna. Nell'agosto 1943, dopo 3 anni di combattimenti, l'arma poteva disporre di solo 803 velivoli efficienti, su 1.498 registrati. Di questi, poco più di 400 erano apparecchi da caccia e da bombardamento, mentre gli altri erano da trasporto, idrovolanti ausiliari per la Marina oppure aerei ausiliari per l'esercito. Dopo l'8 settembre i tedeschi occuparono gli aeroporti e catturarono molti aerei. Solo 203 aerei raggiunsero gli aeroporti della Sardegna o dell'Italia meridionale e di questi non più di 100 risultarono efficienti. Non più di 160 piloti da caccia, bombardieri siluranti, ubbidirono ai generali del re e si portarono nelle basi del sud. La ricostituzione di un'aviazione efficiente procedette con molta lentezza. Nel gennaio del 1944 venne formato il 132esimo gruppo bombardieri e successivamente il comando italiano riuscì a ottenere dagli alleati la cessione di velivoli Air Cobra, Spitfire e Baltimore. L'aeronautica di Badoglio poté contare anche sul ritorno di Carlo Emanuele Buscaglia, chiamato l'asso del silurismo italiano, un campione nel colpire coi siluri che partivano dal proprio aereo le navi in mezzo al mare. Era stato prigioniero in un campo alleato, Buscaglia, e rimettendosi in volo scoprì che gli aviatori della Repubblica di Salò, quindi i piloti rimasti dalla parte opposta, avevano dato vita ad un gruppo di aerei siluranti intitolato appunto al suo nome. Loro ignoravano che lui aveva scelto il re Badoglio e quindi gli alleati. Le immagini che vediamo sono quelle dell'aeroporto di Catania, dove i piloti italiani incontrarono quelli americani il 16 settembre del 1943. Sulla facciata dell'aeroporto, come riferì in un suo libro uno dei piloti giunti a Catania, si potevano leggere frasi di questo genere. Italiani, i soldati americani sono venuti a liberarvi dal giogo tedesco, oppure i nostri figli stanno spargendo il loro sangue per procurarvi un avvenire migliore. Nell'aeroporto, tra i nostri piloti, c'era anche il capitano Giulio Cesare Graziani, che ebbe subito posizioni importanti di comando e che cadde in combattimento. Sulle ali degli aerei naturalmente furono coperte le insegne del fascismo. Il 19 settembre il comando alleato comunicò che tutti i velivoli italiani dovevano essere consegnati agli alleati sull'aeroporto di Corba in Tunisia. Ci furono lì in loco dei controlli sui piloti e solo alla fine del mese venne dato il nuovo ordine di tornare in Italia per partecipare ad azioni ma sotto la tutela degli alleati. Nel restante periodo della guerra morirono 29 piloti italiani in combattimento e in missioni e 78 uomini di equipaggio perirono nelle azioni di bombardamento e di trasporto di armi e munizioni per i partigiani jugoslavi.
La riorganizzazione delle nostre forze armate nel Regno del Sud, a fianco degli alleati e contro i nazifascisti, si scontrava con grandi difficoltà. Il progetto di impegnare nella cooperazione militare un corpo d'armata costituito con le forze rimaste disponibili nel Sud era stato scartato dal comando alleato sia per considerazioni politiche generali, sia sulla base della relazione tecnica del generale McFarlane, secondo il quale le unità italiane erano prevalentemente prive di mezzi di trasporto, avevano poco carburante e scarso munizionamento, per cui l'apporto che potevano fornire era praticamente nullo. Il generale Eisenhower, comandante delle forze americane, in una riunione con i generali italiani disse che non si potevano impiegare in modo proficuo soldati che venivano da esperienze scoraggianti. Tuttavia, anche per le insistenze del generale Badoglio, gli alleati concessero verso la fine del settembre 1943 l'autorizzazione a creare un'unità motorizzata di 5.000 uomini destinata a combattere con gli anglo-americani. Il prossimo filmato riguarda la fase di riorganizzazione delle truppe italiane nel sud, in particolare in Calabria, dove gli alleati erano sbarcati il 3 settembre del 1943. Sono scene girate a Catanzaro dai cineoperatori americani 19 giorni dopo lo sbarco, quando con fatica l'esercito di Badoglio tentava di ricomporsi e si preparava a sfatare il giudizio espresso da alcuni capi militari inglesi che avevano scarsa fiducia nello spirito combattivo dei soldati italiani. Un giudizio questo che si tradusse in comportamenti talmente maldisposti che Badoglio a un certo punto reagì con un messaggio di protesta al generale Eisenhower. Un messaggio così concepito: noi abbiamo chiesto l'armistizio perché deboli, però non siamo dei poltroni. Alla liberazione del paese dai tedeschi intendiamo concorrere con il nostro sangue. Voi che siete così grande soldato comprenderete i nostri sentimenti e non permetterete che ci vengano inflitti trattamenti umilianti. Thank you.
L'8 dicembre 1943, a 2 mesi dall'armistizio, l'esercito italiano, ancora in forma embrionale, tornò sulla linea del fuoco sotto la guida del generale Messe. Il primo raggruppamento motorizzato, composto da 5.000 uomini, mosse all'attacco delle posizioni tenute dai tedeschi su Monte Lungo, operando nell'ambito della 36esima divisione americana impegnata nell'avanzata verso Cassino. L'attacco fallì, ma fu ripreso 8 giorni dopo, il 16 dicembre, ed ebbe pieno successo. L'azione del primo raggruppamento, composto da un reggimento di fanteria, uno di artiglieria, un battaglione controcarri e una sezione di carabinieri, servì a far cambiare idea alle autorità anglo-americane, che decisero di ampliare e migliorare l'intervento delle forze regolari dell'esercito italiano a fianco di quelle alleate. Dunque, dopo i 2 assalti della battaglia di Monte Lungo, gli italiani cominciarono a conquistare la stima degli alleati. Innanzitutto quella della fanteria impegnata in prima linea e poi quella degli ufficiali e degli alti comandi. Il primo gruppo motorizzato che appunto combatté a Monte Lungo confluì nel Corpo Italiano di Liberazione. Furono 4 le principali formazioni, i principali gruppi di combattimento del Corpo Italiano Cobelligerante. Il gruppo Cremona, che era inquadrato nel primo gruppo canadese combattente e che avanzò lungo la dorsale adriatica fino ad arrivare a Venezia. Il gruppo Friuli, che fu schierato sul fronte adriatico assieme agli inglesi e ai polacchi e combatté per, appunto, per la liberazione di Imola, arrivò poi a Bologna alle 8 del mattino del 21 aprile. Il gruppo Folgore, uno dei nomi di maggiore tradizione militare nell'esercito italiano, il gruppo Folgore schierato anche lui nell'Italia centrale assieme alle formazioni inglesi, e il gruppo Legnano, che combatté direttamente per la liberazione di Bologna, in cui entrò il 21 aprile, e dopo si portò verso Brescia, Bergamo, e infine un gruppo di alpini arrivò a Torino il 2 maggio del 1945. Ma bisogna segnalare anche la presenza attiva di 195.000 militari italiani, sempre dell'armata cobelligerante, ma impiegati in attività importanti definite ausiliarie, tra cui appunto lo sminamento, i servizi del genio militare, servizi di polizia militare e anche l'attività contraerea. Il 17 aprile 1944 il primo raggruppamento motorizzato, che aveva combattuto a Monte Lungo, assorbì la divisione paracadutisti Nembo e assunse la denominazione di Corpo Italiano di Liberazione. Fu quindi inquadrato nell'ottava armata britannica e operò nel settore adriatico, avanzando verso Pescara, occupando L'Aquila e Teramo, proseguendo e liberando Iesi e Urbino. La consistenza del Corpo di Liberazione era salita a 25.000 uomini, oltre a migliaia di ausiliari che via via si aggregarono. Altri reparti vennero schierati con la quinta armata americana. Nel prossimo filmato vedremo i soldati italiani impegnati con gli alleati tra Gaeta e Fondi, che contribuirono a far crollare le linee di difesa dei tedeschi tra Cassino e il Mar Tirreno. Fu liberata il 20 maggio 1944 e gli alleati considerarono quel giorno come la conclusione effettiva dell'importante capitolo della guerra che fu Cassino. Vennero catturati in quell'azione circa 6.000 militari tedeschi, tra cui 114 ufficiali. Il contributo italiano cominciò ad essere apprezzato dagli alleati, che decisero di ampliarne la misura impiegando altre forze.
Ogni gruppo di combattimento del Corpo Italiano di Liberazione era composto da 10.000 uomini, tutti con armamento e equipaggiamento inglese. I reparti, che erano stati addestrati in località dell'Italia centrale e meridionale, venivano inviati sul fronte solo man mano che le autorità britanniche giudicavano adeguato il livello addestrativo raggiunto. Di combattimento parteciparono tutti, ad eccezione del Mantova, che si apprestava ad entrare in linea quando sopraggiunse la fine dell'ostilità, all'offensiva finale dell'aprile 1945, dopo aver presidiato settori a loro affidati dal comando alleato in sostituzione di unità americane, inglesi, canadesi, polacche. I soldati italiani si stavano guadagnando la fiducia sul campo. I compiti loro affidati erano caratterizzati da una costante azione di pattugliamento, di esplorazione ravvicinata, di azioni d'attacco a breve raggio e di risposta ai numerosi tentativi di colpi di mano tedeschi. Nel filmato, i soldati del Friuli, che indossano elmetti e divise inglesi, lo ricordiamo, entrano a Bologna per primi il 21 aprile del 1945, seguiti poco dopo dai bersaglieri e dagli arditi del gruppo Legnano. Il Friuli era giunto a Bologna dopo aver battuto una tenace reazione avversaria sul fiume Sillaro, a pochi chilometri dalla città, e dopo aver partecipato anche alla occupazione di Imola assieme alle truppe polacche. Gli altri gruppi di combattimento puntarono al nord. Il Cremona raggiunse Venezia, il Legnano entrò a Brescia e a Bergamo, da dove colonne motorizzate poi si spinsero successivamente verso varie località della pianura padana, battendo le ultime resistenze tedesche fino ad entrare a Torino. Per azioni come queste, i soldati italiani riuscirono finalmente a conquistare la stima dei comandi supremi alleati. Thank you.
L'ultimo filmato della puntata presenta un aspetto secondario ma curioso del periodo della cobelligeranza. Le truppe del Regno del Sud, come si è detto, erano male equipaggiate e disponevano di materiale deteriorato o scadente. In parte, a porvi rimedio, furono gli stessi alleati che fornirono attrezzature e armi. I soldati italiani erano soprattutto privi di un adeguato sistema di trasporto, ma avevano un collaboratore che si era già rivelato prezioso nella Prima Guerra Mondiale e in tutti i successivi conflitti in cui fu coinvolto il nostro esercito. Questo collaboratore era il mulo, un animale adatto alle impervie strade di montagna e capace di portare sul robusto dorso non solo provviste, ma mitragliatrici pesanti e piccoli cannoni. Il loro uso fu apprezzato molto dagli americani sugli Appennini del centro Italia, nei pressi di Cassino. Il filmato, girato a Monte San Mucro, proprio vicino a Cassino, documenta uno degli ultimi impieghi del mulo in appoggio ad azioni militari. Sembrava destinato ad andare in pensione rapidamente, insieme ad altri mezzi diventati inservibili per le nuove logiche militari, tutte improntate alla più moderna tecnologia. Ma invece il mulo durerà ancora molto prima di venire messo in congedo. Infatti, solo qualche anno fa è stato impartito l'ordine definitivo di sostituirlo. Durante la campagna d'Italia, come abbiamo visto, anche gli americani impararono a servirsene per trasportare carichi pesanti su pendii ripidi o per superare la barriera del fango, specialmente nel terribile inverno del 44. I soldati italiani che se ne servirono durante la Seconda Guerra Mondiale assistettero, collaborando con gli alleati, alle prime decisive innovazioni tecnologiche della guerra moderna, in un conflitto che ormai volgeva al termine, ma con un bilancio pesante di perdite. Secondo il ministro della difesa Pacciardi, che comunicò i dati relativi al generale Eisenhower, l'esercito cobelligerante ebbe 20.000 morti, 11.000 feriti, 19.000 dispersi. Un prezzo alto pagato per la liberazione, per essere ammessi al tavolo della pace di fronte ai vincitori, ma come un paese che aveva combattuto per la propria libertà e per la democrazia. Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato.